Ma ritornate a casa vostra! Ma che cazzo volete? Ma che cazzo volete? Ah! Oh, stai buono, eh? È razzismo totale questo. Perché se senti ancora in Italia uno che ti dice va a casa tua, sei negra di merda, veramente è una vergogna. E alla bimba le ha fatto male al collo e la schiena perché è caduta così. Al mio figlio la spalla. Hai avuto paura? Mio figlio soprattutto, perché io so che non li ritrovo più perché non li conosco, ma mia bimba che ha 9 anni, ieri, quando si è svegliata, mamma, queste persone non è che le vediamo ancora? Se tu provavi che sei italiano un giorno a essere un straniero, veramente capisci quello che ti sto dicendo, perché adesso loro ce lo sputtano proprio così in faccia, ce lo sputtano in faccia proprio il razzismo, te lo dicono così in faccia senza vergogna, e questo è triste. Verso le 8 di sera abbiamo parcheggiato la nostra macchina per andare alla festa di compleanno di un nostro amico senegalese. Appena scesi dalla macchina con la mia famiglia, mio compagno e i miei 2 figli, c'erano i ragazzi fuori al bar che avevano 2 cani, uno al guinzaglio e l'altro no. L'altro che era libero, che veniva verso di me, ho detto tenete il cane, ho paura, tenete il cane. La ragazza è venuta verso di me, ha detto non ti fa niente, gli ho detto non mi interessa se mi fai, io ho paura. E mio marito ha intervenuto, ha detto tenete il cane, lei ha paura del cane. Mentre dicevo questo, il cane correva verso di me e io urlavo. Allora mia figlia piccola di 9 anni cominciava a urlare perché si è spaventata. Diceva, perché ha visto la ragazza, come dicevo a mio marito, i cani sono miei, i cani sono miei. Se avete paura, tornate a casa vostra. Io gli ho detto casa nostra è qui. Ha detto non è qui casa vostra, perché siete dei negri di merda. Così ha detto a noi. E la bimba urlava non toccate a mio padre, perché ha visto la ragazza che si avvicinava così con mio marito. Subito è uscita una donna che andava verso la bimba, l'ha spinta e l'ha buttata per terra. Cominciato a dargli delle botte, è arrivato subito mio figlio di 18 anni che li separava, e lui quando l'ha separato mio figlio lì, la ragazza andava, correva verso mio figlio e gli ha strappato così il gilet. Poi arrivano gli altri ragazzi che gli davano delle botte, anche lui rispondeva. Poi mio marito che li separava, sono arrivati 3 di loro e saltavano addosso a mio marito, che cominciavano anche a dargli delle botte. E cominciavano così, e altri senegalesi che hanno sentito cominciavano a separarsi. Queste persone quante erano? 9 circa, 9 persone, erano in tanti. Poi quando hanno visto la polizia arrivare, 5 di loro sono scappati subito e hanno portato via anche i 2 cani. La polizia ci hanno identificato, dopo è arrivata anche l'autoambulanza e ha portato i miei 2 figli all'ospedale, al pronto soccorso di Maggiore. Alla bimba le ha fatto male al collo e la schiena perché è caduta così. Al mio figlio la spalla è un po' il male, a lui vedi che il suo dito è ancora gonfiato, mio marito, e gli fa male anche il corpo perché 3 sono saltati verso di lui, 3 sono saltati su di lui. Lui soffre di una malattia rara che si chiama drepanocitosi e gli può arrivare anche delle crisi a ogni momento. Le hanno fatto male, ha perso un po' sangue e c'era anche la sua maglia con del sangue. Hai avuto paura? Mio figlio soprattutto, perché io so che non li ritrovo più perché non li conosco, ma mia bimba che ha 9 anni, ieri, quando si è svegliata, mamma, queste persone non è che le vediamo ancora? Io ho fatto un errore, non lo dovevo raccontare a mia compagna di classe che l'ha detto a tutti, perché poi dopo loro si beccano. Io ho detto nessuno ti becca, perché loro non li conosciamo. Stamattina quando andavo a scuola mi diceva mamma, non è che quando andiamo fuori li trovano fuori? È razzismo totale questo. Perché sì, nel 2024 ancora in Italia si sentono queste parole, veramente questo è una, non lo so, questa è una vergogna veramente. Non posso dire a tutti gli italiani, ma a alcuni, è una minoranza che vive così, questo razzismo. Perché sì, a quest'ora senti ancora in Italia uno che ti dice va a casa tua, sei negro di merda, veramente è una vergogna. Se tu provavi che sei italiano un giorno a essere un straniero, veramente capisci quello che ti sto dicendo, perché adesso loro ce lo sputtano proprio così in faccia, ce lo sputtano in faccia proprio il razzismo, te lo dicono così in faccia senza vergogna, e questo è triste.
Faremo le denunce con la bimba e con il ragazzo. Noi siamo persone tranquille. Eravamo anche andati per festeggiare. Ci hanno rovinato anche la nostra festa. Eravamo andati là per divertirci con gli altri senegalesi, però ci dispiace molto.